Questo è il mio vlog dalla 13ª edizione di Artisti in Casa. Capitano, io aspettavo questo momento. Ti volevi vedere soffrire, eh? E a favore di telecamere. Festival di micro spettacoli a Montegiardino, Castello di San Marino. Come MTV Cribs. Ciao bella, come stai? Sto bene, il tuo pass. Che figata, grazie. Mettiamo al collo. Sono emozionato, aspetta che devo documentare. Oh, guardate che bello, beato fra le donne. Grazie. Cosa ti vedrò fare sul palco dopo? Reciterò poesie. Andiamocene da questa città a sonare, dalle sue insegne velenose e dalle lingue biforcute dei passanti. Sabato 9, dalle 16 a mezzanotte, sono andati in scena più di 20 spettacoli. Da dove viene il nome? Comune non si sa, ce l'hanno proposto un amico del nostro tubista e a noi piaceva per questo doppio senso. Qui nasce un interrogativo: San Marino è Romagna? Non si può dire che San Marino è Romagna, ma che stai a dire? Voi siete gli Arduo? Arduo. Anche Arduo però. Alla romana dipende. Potrebbe essere Arduo. Arduo, dipende dai momenti. Testi tradotti siciliani della cantante Rosa Balistreri. Stasera voglio dare il complimento. Uso una citazione perché ti ho sentito cantarla qua. Si va un po' a random, ma è tutto organizzato. Andiamo a random. Ma dove stiamo andando? Qui c'è un'organizzazione super. Non ci ritroviamo a pulire le case all'ultimo momento, a chiamare gli artisti che non sanno dove andare. L'organizzazione è diventata, diciamo, eccellente, dai. Vado a beccarmi un po' gli altri spettacoli. Vado a fare un giro. Ciao director. Tu ti esibirai in questo bellissimo festival? No, sono spettatore. Ciao Giova. Marta Fabbri, presidente del festival, insieme al suo staff, mette a disposizione ogni anno un intero borgo per far esibire tutti gli artisti. Come diventerà Montegiardino? Come? Si chiamerà Montmart. Com'è suonare in uno spazio così bello? È quello che cercavamo. Alessio Raffelli. Perfetto. Michele Panzieri. Forse dovevo usare il blu pack primo, perché il blu invece è quello che ti fa concentrare. Apriamo già dei cassetti. Mi hai fatto capire già che sono partito male. Preferisci stare a casa a guardare Netflix? Vicoli stretti, molto suggestivi, guarda che bello. Guarda che documento tutto. Vai. Documento io, Come state? Bene. Abbiamo dovuto parcheggiare praticamente a Riccione perché è pienissimo. Ma non avete l'area VIP voi? No, però siamo entrati un po'. Non siamo VIP, appena diventiamo VIP. Abbiamo detto Marta Fabbri. Frontman di Edgar Allan Poe. Senti, io mi ero fatto un'idea, ma tu non hai lavorato per l'ANAS, vero? No, il mio simbolo è l'ambulanza e... Salvezza. Come salvarsi un po' con tutti. Ragazzi, buona musica, grazie per essere qui ad Artisti in Casa. Grazie a questi qua. Oh, allora aspetta, ti abbiamo vista performare, com'è andata? Lo dico io, bene. Ma perché devi fare questa domanda? No, vabbè, ma tanto... Guardo io, guardo te. Chi vuoi? Ciao Cristo. È un'esperienza di bilanciamento dei vari corpi, quindi la sedia viene privata delle sue gambe. Ah. E saremo noi a tutti gli... Ma deve essere forte per sostenermi? 1, 2, 3. Batti 5. Grazie. Come stai tu? Molto bene, buonasera. Buonasera. Ciao. Voglio amarti, voglio bene. Sono parondine. Noi pensiamo il folk romagnolo. Capitano, è sempre un onore rincontrarti qua a Montegiardino. Grazie, anche per me. Siamo di fuori, siamo partiti dentro le case. Oggi non siamo interamente dentro le case, ma però... comunque siamo nel nostro borgo, a casa nostra. La parte finale dell'ultima canzone. Siete
una novità nonostante la tradizione è pazzesca, come vi dicevo. Oh, yes. Ma siete sorelle? Tristemente sì, lei è Angela, la mia minore, e io sono la maggiore. Questa ho fatto una gaffa perché sono arrivato. Ma siete veramente sorelle? Come vi siete conosciute? Me la sono trovata in stanza. A 3 anni era già con me. E dove vi troviamo di solito? Ci trovate sempre tutti i martedì in Piazza Faenza. Scusate, domanda che poi mi prendete a scarpate. Faenza, Romagna, no? Romagnolissima, ma che Faenza. Sentono le mie orecchie. Okay, ti offrono un piatto di tortellini, sei in Emilia, sul cappelletto sei in Romagna. Com'era la storia del Sillaro invece? La valle del Sillaro, da cui viene la nostra folga della valle del Sillaro. Dai, e poi mi fate un riff e chiudiamo. Divide l'Emilia dalla Romagna. Ok, allora... guarda che prepara. Ma sono di una velocità, una bella... La parte finale dell'ultima canzone. Grandi e misurella. Siamo grazie. Noi. Brave, baci. È vero, è vero, è vero. Ti capita che la donna nella storia dell'umanità è stata la prima che è andata a lavorare. La spinge Missoni, però, sai lo stilista. Segnatela questa, me però. La segno, me la segno. Il festival continua durante la sera e spostandosi nelle varie location suggestive di Montegiardino si può assistere a numerosi spettacoli. Ovviamente si può anche cenare. Piadine, stracchine e ruffola. Guarda che roba, grazie. Grazie mille. Ci vede che l'ho fatta io. Vediamo. Hot dog e patate, hamburger, pomodoro e formaggio. Bravo, hai vinto 2 buoni, bravo. Aurora Boreale? Sì, allora, oddio, mi è caduta l'acqua. Hai fatto un viaggio in Norvegia? Ho l'alzheimer. Sì, no, ho visto, no, cercavo una cosa esotica ma al maschile. Ti sei preso San Marino, eri mai stato qua? Nel senso che proprio... Sì, l'hai preso, l'hai abbracciato. Tutti! Io vorrei essere cittadino onorario perché mi hanno detto che non ci sono le tasse. Le canzoni le scrivi tu da solo? Purtroppo sì, perché cioè, mi serve aiuto per scrivere ste me. Mi piacerebbe davvero tanto poter tornare presto qui a suonare perché mi sono trovato veramente bene. Grazie. Adesso prendo l'ascensore. Sì. Su. Grazie di essere venuto, gli disse lei dopo un paio d'ore. Come state innanzitutto? Affamati? Sì. No. È veramente caldina, Bob. Figa. Chi è che ha la chitarra verde smeraldo che vedevo prima? Il verde non sta bene a tutti, quindi capito? È un privilegio, eh? È che ha sfoderato un plaid. Ha sfoderato un plaid e ci ha rivestito la chitarra. Che ma c'è la volta che state a Montegiardino? No. Avete fatto mai dei live a San Marino? Mi sembra non mi ricordo. Sì. Molto bella da vedersi queste cose, ma venire qua, cioè, bisogna avere forti motivazioni. L'importante missione di condire l'insalata di Dendivesta, spero di portarla in porto, oppure altrimenti per averla condita posso fare così. Così è questo repertorio. Direi che la porchetta tira. Gli italiani sono contenti, se gli italiani metti. Bolognesi? No. No, io sono l'unico romagnolo. Ragazzi, va bene, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ci avete tenuto alla fine perché non avevate i soldi del butta fuori, avete chiamato noi, dico bene. Schietto! Grazie mille. Grazie. Cantano nel buio le stelle. Io sono di Rimini. Contro questa luna che ti e quindi ho dovuto, dopo la pandemia, cercare di capire da dove venivo. E quindi mi sono ritrovato con i piedi nella sabbia. Il concerto degli Schiantos e una situazione più intima con Daniele Maggioli chiudono la giornata per i grandi del sabato, mentre ci si prepara per Artisti in Casa Kids, una giornata dedicata interamente ai più piccoli. Ma dici che riesco a tenerla una sulla testa anch'io? Proviamo? Ok. Cosa serve per lavorare con i bambini e tra i bambini? Ah, questa è una bella domanda. Dai. In uno show sicuramente li devi saper tenere a bada delle volte. Certo. Devi quasi essere bello diretto. E devi essere, credo, uno di loro dentro. Bravo, sì, quello sicuro, senza dubbio. C'è una strana presenza dietro di me. Ma quanto sei alta, Fatina? Una Fatina con l'accento bresciano non l'ho mai vista, però. Effettivamente un po' impegnativo, però sto facendo dizione.
preparato o se è tutto impreparato questo show? Diciamo che tendenzialmente c'è un canovaccio, che ho dei punti fissi. Comunque lascio molto spazio all'improvvisazione, quindi ogni spettacolo è diverso. Anche le trombe improvvisate sono adesso che stanno disturbando le trombe. È un po' così, è un po' il riassunto simbolico di tutto quello che faccio. C'è anche un po' di tiro teatrale? Tiro teatrale, tanto clown. Più che teatro, tanto clown, che diciamo una sottocategoria del teatro, ma forse anche il culmine, l'apogeo di quello che può essere il teatro comico, secondo me. Io ho un po' timore dei topini, ma questo mi dicono sia buono? È buono, accarezzo. Okay. Siamo una compagnia spagnola, siamo in giro per Europa. È la prima volta? Sì, è la prima volta, è la prima volta che siamo qua a San Marino. C'è proprio una mimica, a parte i personaggi, la mimica facciale fa molto. Questa tecnica si chiama umanette. Umanette? Metà pupaccio, metà umano. Ok, no? Potremmo essere una conclusione in spagnolo, sì, salutando artisti in casa. Come chi eras tu? Saluto todos. Sì. E ha sido un piacere stare qui. Speriamo di volvere. Hasta la prossima. Speriamo. Hasta. Ciao, grazie. Come è andato il festival? Ah, guarda! La risposta la dà la nostra maialina, dice sì, sì, ok, sembrerebbe bene. E il maestro abbiamo l'UFO. Molto bene. Due giorni fantastici, questa giornata dedicata ai bambini è andata molto, 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 molto bene. Guarda, ho spento quasi la telecamera per gustarmi lo show. Grazie. Ciao. Ciao. È un festival che riempie il cuore a me e a tutti i miei amici. E quindi è bellissimo riuscire tutti gli anni ad arrivare a questo weekend di settembre. Ma questo quanto vi tiene impegnati tutto l'anno? Tra organizzazione, chiamate i cantanti, gli artisti, cioè vi incontrate ogni settimana? No! Io mi immagino una roba sanremese, sai, da un anno per l'altro. Sì, allora, credo che lo organizziamo in due settimane. Forse il direttore artistico un pochino ci lavora nel reclutamento degli artisti, ma noi, sai, siamo molto operativi, quindi noi in due settimane facciamo tutto e organizziamo un festival che coinvolge un intero paese. Marta Fabbri, Marlù diversamente tutto. Bacio, ciao bella. L'appuntamento quindi è al 2024 a Montegiardino con Artisti in Casa.